I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Oggi è una grandissima gara internazionale e mio fratello sta correndo sotto l'acqua, meglio noi. Graziano Pallotto, presidente del Velo Club Montecassiano, ci siamo, una nuova edizione, il tempo ci assiste, un grande cast dei partecipanti, insomma, tutto è perfetto. Sì, è la 53esima edizione, è tutto pronto, speriamo che tutto prosegua per il meglio, sono convinto che lo spettacolo sarà come sempre assicurato, quindi speriamo nella buona fortuna, insomma, ecco. Speriamo di far bene, il tempo è buono, fresco come piace a me, quindi le prospettive ci sono tutte. Oggi speriamo di fare una gran gara, una gara abbastanza lunga e impegnativa con un lotto dei partenti abbastanza importanti e speriamo di fare bene, dai. Lino Secchi, 53 anni di storia, questa corsa è sempre uno spettacolo. Ma lo dice il numero, 53 anni significa avere una grande forza organizzativa, una grande storia alle spalle, è la classica di apertura internazionale, la partecipazione da quello che ho visto è di migliori squadre italiane, quindi significa che qui parte il ciclismo under elite internazionale e da qui si lanceranno le sfide per questi ragazzi proiettati al professionismo del prossimo anno. Primo vero grande appuntamento della stagione, arriviamo con una squadra competitiva, le prime gare sono andate abbastanza bene e niente, vediamo cosa arriva oggi. Questa corsa è radicata proprio nello spirito, è la festa del patrono di Montecassiano e le nostre aziende tengono a questo e quindi ci hanno dato un giusto riconoscimento per questo. Purtroppo la gara del sabato è saltata, vediamo se tutto va come nei programmi che abbiamo fatto, potremo sostituirla con una gara di juniors che terremo a giugno, il prossimo giugno, quindi cercheremo di fare le cose al meglio come ogni anno abbiamo cercato di fare per il passato. Da 53 anni a questa parte il Gran Premio San Giuseppe è uno dei punti di riferimento per quanto riguarda il calendario internazionale per le categorie Elite ed Under 23. E anche quest'anno gli organizzatori del Velo Club Montecassiano sono riusciti ad allestire una grande manifestazione. Come abbiamo sentito poc'anzi dalle parole del presidente Graziano Pallotto, nonostante le difficoltà, gli sportivi di questa località in provincia di Macerata hanno lavorato tantissimo per non perdere quello che, come abbiamo già avuto modo di ricordare, è uno dei punti di riferimento del mondo del ciclismo. Non si è più disputata la gara del sabato, ma l'appuntamento clou di quello che era un fine settimana dedicato alle due ruote è rimasto ed è rimasto con tutte le carte in regola per regalare ancora una volta una giornata di grande sport. Quasi 200 i partecipanti a questa manifestazione, come abbiamo detto, giunta alla sua 53esima edizione. Parlare di grande ciclismo nel centro Italia non solo significa soprattutto parlare di Gran Premio San Giuseppe sulle strade di questa classica, hanno scritto pagine importanti della storia del ciclismo giovanile tantissimi atleti e le immagini ci mostrano ora il primo tratto di trasferimento che porterà il gruppo verso il via ufficiale. Sergio Latini è il direttore di corsa che sta precedendo il gruppo dei partecipanti, dicevamo
un Gran Premio San Giuseppe che si sviluppa su quello che è il classico circuito ad otto che ne ha caratterizzato gran parte della propria storia, un circuito tutt'altro che facile, un circuito che sulla lunga distanza metterà a dura prova gli atleti. Siamo ad inizio stagione, il gruppo arriva a San Buchetto dove tra poco verrà dato il via ufficiale al chilometro zero. Il presidente del Velo Club Monte Cassiano, Graziano Pallotto, con il presidente del Comitato Regionale Marche della Federazione Ciclistica Italiana, Lino Secchi, abbassano la bandierina a scacchi e parte quindi in questo momento il Gran Premio San Giuseppe. Importanti squadre sono al via tra l'altro di questa manifestazione, squadre provenienti praticamente da tutta Europa, con corridori che fanno parte anche di rappresentative Continental che abbiamo avuto modo di conoscere anche in manifestazioni professionistiche. Avvio piuttosto veloce, un bel primo piano per Davide Orrico che difende i colori del team Colpack, i ragazzi diretti da Gianluca Valotti subito attivissimi nelle prime fasi di gara di questa edizione numero 53 del Gran Premio San Giuseppe. 167 i chilometri da percorrere, come abbiamo detto, tracciato che caratterizza da sempre questa manifestazione. Dicevamo, le squadre al via, la Vega prefabbricati, quindi la Zalf, la Trevigiani, il team Colpack, la Bedogni, il gruppo sportivo Podenzano, la Palazzago, il team Idea e poi Gaia Plast, Cerone, Firenze Petroli. Intanto l'andatura è particolarmente elevata fin dalle prime fasi di corsa, si sta registrando una prima azione che vede al comando Riccardi ed Herbst. Riccardi che difende i colori della Vega, quindi Herbst che è il corridore in gara con il dorsale 174 della Union Raiffeisen, squadra appunto austriaca. Procedendo nella panoramica delle squadre al via, la Mastromarco, la Falgiani, il Velo Club Senigallia, la Calzaturieri Monte Granaro, quindi l'Aran, la Monturano Civitanova Cascinare, la Vini Fantini, la futura team Matricardi, l'MGK Pavis Norda, quindi la Big Hunter, la Veius, la Fracor, la Virtus Villa, la Sestese e poi appunto le squadre straniere che sono la squadra russa della Loco Sphinx, quindi una squadra svizzera, la Loca Scott, quindi l'Aix-en-Provence della Francia, le austriache Gurmetfein Simplon e la Raiffeisen, oltre appunto all'Utensil Nord che è un'altra squadra Continental con affiliazione in Ungheria. Le immagini ci stanno mostrando appunto le prime fasi di corsa in cui troviamo al comando Riccardi ed Herbst. Su di loro si porta proprio in questo istante il francese Amendola che difende i colori dell'Aix-en-Provence. Quindi abbiamo tre uomini al comando, ma il margine di ritardo del gruppo è molto molto risicato, gruppo che si sta avvicinando. Siamo in queste fasi di corsa al primo giro, quindi diciamo che questa tornata serve anche un po' agli atleti per prendere le misure con quelle che sono le difficoltà che li attenderanno proprio in questa giornata. Condizioni climatiche particolarmente buone a dispetto di quello che delle condizioni climatiche che stanno caratterizzando questa parte di stagione. Siamo con il primo passaggio nel centro di Monte Cassiano, da dove inizierà poi il computo dei giri da percorrere per quanto riguarda appunto questa prova. Amendola dell'Aix-en-Provence, quindi a Riccardi ed Herbst a chiudere in queste fasi di corsa. Tra l'altro stanno guadagnando leggermente terreno nei confronti del resto del gruppo, infatti vediamo che il gruppo sembra lasciare fare, diciamo che un po' questo è l'andamento di tante manifestazioni. Subito dopo la partenza c'è un gruppo di coraggiosi che decide di prendere l'iniziativa, dicevamo proprio coraggiosi perché nella maggior parte dei casi, anzi quasi sempre, la prima fuga di giornata viene poi neutralizzata dal gruppo che appunto lascia fare per poi andare a ricucire nelle fasi finali. Intanto si conclude l'altra tornata e al comando troviamo un drappello di 6 unità, quindi drappello che si è rinfoltito su Riccardi, Amendola ed Herbst. Si sono riportati Berlato, quindi Brasi e Cador, 6 uomini al comando. Buono l'accordo tra questi corridori, tra gli atleti che stanno caratterizzando queste fasi di corsa. Vediamo, il gruppo di fatto sta controllando, sta pedalando in salita in vista del passaggio nel centro abitato di Monte Cassiano con
una situazione che non vede nessuna squadra prendere in mano le redini della situazione. Diciamo che in questo momento chi sta beneficiando di più di questa andatura in testa al gruppo sono i sei uomini al comando, sei battistrada che appunto stanno guadagnando sempre di più, leggermente terreno. Abbiamo visto nelle prime posizioni anche il campione austriaco Post Belger, che difende i colori della Gourmet Fine. Dicevamo, sei uomini al comando, gruppo che sta lasciando fare. Intanto bellissimo questo colpo d'occhio che ci sta mostrando proprio il passaggio del pilotone compatto alle spalle dei sei battistrada. Dicevamo, regia organizzativa a cura del Velo Club Monte Cassiano, presieduto da Graziano Pallotto, una realtà importante che ha sì nel Gran Premio San Giuseppe il proprio punto di forza, ma una società che si dedica, che dedica tanti sforzi anche al ciclismo giovanile. Con la nostra sintesi passiamo nelle fasi conclusive. Si è esaurita l'azione dei sei coraggiosi: Riccardi, Berlato, Brasi, Amendola, Herbst e Cador, raggiunti dal gruppo appunto negli ultimi chilometri di gara, prima dell'azione che stiamo vedendo proprio in queste fasi di corsa, quando dal gruppo se ne sono andati nove corridori. Li vediamo velocemente. Si tratta di Postelberger, quindi abbiamo nelle prime posizioni anche Zmorka della Palazzana, Orrico e Colonna del Team Colpac, Luca Chirico della Trevigiani Dynamon Bottoli, Luca Benedetti della Bedogni, quindi Glemcic dell'Aix-en-Provence, Shalunov della Loco Sphinx e troviamo nel drappello di testa anche Tonelli della Zalf Euromobil Desiree Fior. Dicevamo, questi corridori hanno trovato subito l'accordo, le maggiori squadre sono rappresentate in questo drappello di testa. Il gruppo intanto è segnalato sempre a circa un minuto e dieci secondi di ritardo. C'è attesa a Monte Cassiano per il passaggio della testa della corsa, sta suonando la campana in quanto di fatto inizia l'ultimo giro, sta suonando la campana che indica l'inizio dell'ultima tornata. In questo momento mancano 7 chilometri al termine. I battistrada pedalano con un margine di vantaggio abbastanza rassicurante nei confronti dei più immediati inseguitori, tra i quali non c'è accordo. Vediamo uomini della Zalf, uomini della Palazzago e della Trevigiani che logicamente tentano di chiudere, tentano di stoppare i tentativi di inseguimento. Come sempre, duelli di folla ad attendere l'arrivo degli atleti, la conclusione di questa grande classica. Ricordiamo, intanto al comando troviamo Zmorka, Glemic, Shalunov, Benedetti, Tonelli, Orrico, Chirico e Colonna. Questi sono i protagonisti delle fasi finali. Iniziano appunto le fasi di studio, ultimi chilometri, parlano Glemic e Chirico, quindi arriva anche Tonelli a fare l'andatura. Il russo Shalunov è un passista molto forte, è uno degli uomini particolarmente da tenere maggiormente d'occhio in vista delle fasi finali, potrebbe tentare il colpo a sorpresa, quindi attenzione anche al trentino Benedetti, che è uno dei corridori più in forma del momento. Logicamente in netta superiorità numerica sono i portacolori del Team Colpac, Paolo Colonna e Davide Orrico, che si sobbarcano la maggior parte del peso della conduzione di questa fuga che sembra essere destinata ad andare a buon termine. Intanto Postelberger sta navigando a metà tra i battistrada e il resto del gruppo che si mantiene sempre a un minuto e dieci secondi di ritardo. A chiudere l'ucraino Marlem Zmorka della Palazzago. Vediamo proprio la differenza di pedalata in queste bellissime immagini tra Shalunov e Benedetti, cambi molto corti, questo, e comunque c'è sempre grande collaborazione tra gli atleti al comando, ci credono, chissà che non riescano ad arrivare fino alla fine, giocarsi proprio in uno spazio ristretto la vittoria, oppure staremo a vedere se qualche coraggioso prenderà l'iniziativa solitaria nelle fasi conclusive. Quello più in affanno ci sembra Zmorka, l'ucraino del Team Palazzago, che da qualche chilometro a questa parte non sta più collaborando con gli altri atleti al comando. Come stiamo vedendo, è ora il turno di Alessandro Tonelli, la Zalfa è già andata a segno in questa stagione, quindi ottimo il lavoro anche dei portacolori della Zalfa Euromobil Desiree Fior anche nelle retrovie. Benedetti si informa sul vantaggio che questi corridori hanno nei confronti del gruppo. Siamo ormai nelle fasi conclusive di questa edizione numero 53 del Gran Premio San Giuseppe. Il gruppo ha perso ancora leggermente terreno dagli atleti
al comando. Ora Shalunov a chiudere il drappello di testa, rifornimento in vista della conclusione degli ultimi chilometri. Ormai il Gran Premio San Giuseppe 2013 sembra essere storia tra questi otto corridori, che ricordiamo ancora essere Marlen Smorka della Palazzago, quindi Gmelic dell'Aix-en-Provence, Tonelli della Zalf Euromobil di Desiree Fior, Paolo Colonna e Davide Orrico del Team Colpac, Luca Chirico della Trevigiani, Luca Benedetti della Vedogni. Quindi troviamo in questo gruppetto anche Eugeni Shalunov, che difende i colori della squadra Continental della Lokosphinx. Ultimi chilometri di gara, avvenimento molto importante quello organizzato al Velo Club Monte Cassiano. Come abbiamo detto, parlare di Velo Club Monte Cassiano non significa parlare solamente di Gran Premio San Giuseppe, ma significa parlare soprattutto di una realtà molto attiva nel mondo del ciclismo giovanile, la squadra appunto del presidente Pallotto, che ha tantissimi tesserati per quanto riguarda le squadre dei giovanissimi e degli esordienti, una squadra che rappresenta uno dei punti di riferimento del Comitato Regionale Marche, uno dei punti d'orgoglio di quello che è un territorio dove si respira la vera passione del ciclismo, la stessa passione che appunto spinge gli organizzatori di questa classica ad allestire un appuntamento importante ogni anno, un appuntamento che rappresenta una sorta di banco di prova. Diciamo che il Gran Premio San Giuseppe sia modo anche di capire quello che sarà l'andamento della stagione. La gara è particolarmente impegnativa, il tracciato è tutt'altro che facile, e quindi proprio per questo si può vedere, si può intuire intanto quello che sarà l'andamento della stagione. Iniziano un po' le fasi di studio tra gli atleti al comando. Gmelic è un atleta olandese, difende i colori dell'Aix-en-Provence, ancora cambi regolari tra gli atleti al comando quando siamo ormai negli ultimi chilometri di gara. Ormai mancano veramente pochi istanti all'epilogo di questa edizione numero 53 del Gran Premio San Giuseppe, ancora fasi di studio, vediamo Benedetti, vediamo Chirico, cambi ancora regolari tra questi corridori. Anche Benedetti è già salito sul gradino più alto del podio nel corso di questo 2013, nessuno ancora preso l'iniziativa seriamente. Sta di fatto che a questo punto si può tranquillamente dire che il gruppo è escluso da tutti i giochi per la vittoria. Sarà uno di questi otto corridori ad andare a conquistare la vittoria finale nel Gran Premio San Giuseppe. Intanto abbiamo visto qualche problema tra Orrico e Gmelic. Shalunov va ad imprimere un forcing nelle prime posizioni, come abbiamo detto Smorka è indubbiamente l'atleta un po' più in affanno, non sta più collaborando, il portacolori della Palazzago, dicevamo, non sta più collaborando con la testa della corsa. Intanto si prosegue per le ultime migliaia di metri di questa edizione numero 53 del Gran Premio San Giuseppe. Come abbiamo già ricordato, appuntamento a carattere internazionale, quasi 200 i partenti, è una tra l'altro delle prove valide per la Challenge il Cappello d'Oro. Intanto va a forzare l'andatura Luca Chirico della Trevigiani Dynamo Bottoli, l'atleta diretto a Marco Milesi, che ci viene segnalato particolarmente in forma in questa parte di stagione. Ancora cambi regolari con la testa della corsa che sta proseguendo verso la conclusione di Monte Cassiano, dove tantissimo pubblico sta aspettando appunto l'epilogo. Vediamo appunto Smorka che chiude il drappello di testa, si svolta e tra poco la strada inizierà a salire nuovamente per l'ultima volta verso il traguardo. 2 chilometri all'arrivo, sempre 8 uomini al comando. Shalunov, Orrico, Benedetti, Chirico, Colonna, Tonelli, Gmelic e Smorka. Li vediamo appunto in queste fasi di corsa. Ora sta per iniziare il tratto di impegnativa salita che porterà i corridori verso l'ultimo passaggio, verso il passaggio definitivo nel centro abitato di Monte Cassiano, una Monte Cassiano che è là davanti ad attendere l'arrivo dei protagonisti appunto di questa prova. Nella passata stagione la vittoria è andata ad Ilya Gorodnicev, che quest'anno ha strappato un contratto tra i professionisti, e tra poco sapremo il nome del vincitore appunto dell'edizione 2013 del Gran Premio San Giuseppe. Si prosegue ancora con il drappello di testa allungatissimo in fila indiana
in vista appunto del triangolo rosso dell'ultimo chilometro. I due uomini del team Colpack rimangono molto molto attivi in queste fasi di corsa in vista appunto della conclusione, ultimo chilometro, un chilometro al termine della prova. Dicevamo, a fare l'andatura, colonna, quindi Orrico la sua ruota, vediamo, si inizia a scattare in testa al gruppo ed è proprio Davide Orrico ad imporre il forcing. Risponde Glemic alla sua azione in queste fasi di corsa, ancora smorca a chiudere il drappello di testa in questi frangenti di corsa quando siamo ormai veramente a poche centinaia di metri dalla conclusione. Ancora Davide Orrico, quindi Glemic, colonna, vediamo nelle prime posizioni anche Chirico, quindi Tonelli si alza sui pedali, va a rilanciare l'andatura, tenta di fare il vuoto, il portacolori del team Colpack in queste fasi di corsa. Davide Orrico, tra poco entreranno in azione anche le nostre telecamere fisse all'ingresso del rettilineo d'arrivo per attendere appunto l'epilogo, per attendere il gran finale di questa edizione numero 53 del Gran Premio San Giuseppe. Siamo all'ingresso ormai di Monte Cassiano. Il pubblico sta attendendo l'arrivo degli atleti, rimane compatto il drappello di testa, sta perdendo leggermente il terreno in fondo Marlen Mazmorca della Palazzago e si prosegue Scialunov intanto in difficoltà, mentre davanti è sempre Davide Orrico ad alzarsi sui pedali, nessuno riesce a prendere l'iniziativa, quindi Orrico, Glemic, quindi Chirico all'esterno, troviamo Tonelli in maglia della Zalf, eccoci con l'ingresso nel rettilineo d'arrivo e Chirico entrare sul rettilineo d'arrivo in prima posizione, il portacolori della Trevigiani a centro strada che va così a sprintare a centro strada, nulla da fare per gli altri, quindi ancora Chirico al comando, prima posizione per Chirico, secondo posto per Paolo Colonna, terzo Benedetti, quindi quarto Tonelli, via via tutti gli altri con Orrico, Gmelic, Scialunov e Zmorka, questi quindi sono i primi otto classificati all'edizione numero 53 del Gran Premio San Giuseppe, un grande successo, una affermazione importante per i ragazzi della Trevigiani Dynamon Bottoli. Ricordiamo che Luca Chirico ha percorso 167 km in 4 ore 22, la media di 38 e 171. In seconda posizione si è classificato Colonna del team Colpack, terzo Benedetti della Bedogni, con Andrea Zordani, il vincitore del trofeo Balestra, che va a regolare il gruppo degli inseguitori, il gruppo principale, a 50 secondi di ritardo. Quindi prima posizione per Luca Chirico, secondo Paolo Colonna e terzo Luca Benedetti. Away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm at a baseball, trying to call.